Questo programma è offerto da Sicme Energy e Gas, gruppo Roma Gas & Power. L'amicizia. Questa è amicizia vera. Sì, noi ci vogliamo molto bene con Antonello Raimondo. Eccoci. Firma storica della Gazzetta del Mezzogiorno. No, quanti anni che parli? Li ho sulla persi, Gazzetta. Li ho scrivi, persi. No, parli, credo 92-93. Ah, mamma mia. Però li porti divinamente, Abbastanza. Anzi, un bacio alla signora. Quanti figli? Quanti? Tre che tre hanno donne, adesso? Donne, 14, tutti 12, tuoi, 10. Tutti i tuoi sono. Pare. Che ne so, uno chiede. No, li ha riconosciuti. Mauro, però ci siamo lasciati con Maurizio Iorio e ritrovo un'altra... Sì, capigliatura importante. Mi faccio male. Si affianca solo a gente con i capelli lunghi. Per dire, come vedete, in fondo non è male Iori, così. Maurizio Iorio, ho visto una partita l'altro giorno della nazionale, da qua sopra. Anche ora. La devo dire, sinceramente. Invece lui, guarda, comincio. Ma smettila, per piacere, Raimondo. Si è messo bene. Per favore. Senti, com'è cambiato il mondo del lettore, dell'ultra, del tifoso, dello sportivo? In questi, insomma, sono tanti anni, davvero tanti, Antonio, non pensavo sì, tanti. Ma credo che sia cambiato moltissimo e ora è l'epoca dei social che a mio modo di vedere stanno un po' impoverendo e guastando un po' il senso. L'aria si è un po' avvelenata, ecco, se così possiamo dire, perché dietro una tastiera credo che sia più facile lasciarsi andare a volte anche a qualcosa di forte, e quindi secondo me c'è attorno al calcio un clima a volte intollerabile, però oggi funziona così, quindi anche i giornali secondo me hanno perso un po' quello c'è slancio molta violenza prima... violenza verbale sui social, sì, sì. Ma basta guardare per esempio anche l'altro giorno, nei giorni scorsi, quello che è successo sul caso Donnarumma. Ora, al di là del discorso se sia abbia avuto ragione lui o Raiola o il Milan, però toni inaccettabili, secondo me, violenza per vera. Quello che rimane dovrebbe essere. No, poi Antonio, c'era il fatto che prima si aspettava davvero l'articolo di Antonio Raimondo e su quello poi si discuteva nei bar a casa. Adesso invece è veramente. Arriva quasi per ultimo. Lo dico con bravo, con tanto rispetto. Adesso si dibatte, sì, perché il social si fanno è troppo veloce su quello che ha scritto chissà chi. Il social è troppo malo modo, veloce, con gli errori di italiano e senza avere le tue basi di sapere come dire, quando dire una cosa. Ecco, da questo punto di vista. Basti pensare che abbiamo cominciato con le radiocronache dell'amico Michele Salomone, di Enzo Tamborra, di Franco Cirici, e poi veniva il giornale, che quasi, diciamo, era il verbo, perché sì, erano pochi quelli che vedevano. Si aspettava il giornale del lunedì la per partita. Sapere quello che era successo. E invece uscivano le pagelle. Certo, era già. Cioè adesso un minuto dopo già ora qualcuno... tutti gli utenti di Facebook o dei siti fanno le loro tutti pagelle, tecnici, tutti sì. Laureati. Il calcio è bello che ognuno. Sì, questo sì, ho capito, però è importantissimo, perché certe volte è pericoloso. Io l'anno scorso ho fatto per un'intera stagione, ho seguito la squadra di calcio del Taranto e si è arrivati alla violenza, ma la violenza vera, tu lo sai quello che è successo con l'aggressione. Purtroppo... perché il motore non siete più voi delle discussioni, ma chissà chi in qualunque il tifoso. Momento è come tifoso la famosa macchia d'olio che si allarga, sì. Prima non è che non c'erano polemiche e veleni, però rimanevano un po' più circoscritti in un certo modo. Ora ognuno anche in tempo reale, no? Secondo te si può risolvere questa cosa? C'è un modo per risolvere oppure ormai non per si il può momento fare più vedo una sorta di deriva da quel punto di vista, poi magari ci sarà un momento in cui si farà marcia indietro, ma al momento no. Ora poi vediamo che si dice di tutto e di più, e la Juventus perde la finale a Cardiff contro secondo me una squadra più forte, si dice che nello spogliatoio sono volati gli schiaffi, sì, e il Bari perde una partita tutto, e se l'è venduta, e quell'altra squadra ha fatto così perché il presidente verrà arrestato fra due giorni. È questo un po' il clima che si respira attorno al calcio, che da un lato ci può anche stare, però io credo che certi limiti non vadano mai superati, per non parlare poi degli attacchi continui ai giornalisti che non possono avere un parere. Se dicono una cosa è perché sono amici di quello, se dicono l'altro è perché sono nemici di quell'altro. Senti, insomma... ma adesso non per andare sull'altro piatto della bilancia, ma qualche volta qualche collega tuo lo fa questo, che parla bene perché è amico di quello? Sincero. Ma Raimondo. Raimondo. Le generazioni può accadere. Nuove, io ho una... Non le tue, ma no, le no. Generazioni facciamo i nomi. No, per esempio, io ho visto l'altro giorno,
una bellissima puntata vostra con Antonio Bellavista, che passava per essere un mio amico, che è un mio amico. Certo. E Antonio scherzava sempre, perché io poi nel dubbio, in certe partite, quando il voto è ballerino tra il 5,5 e il 6, sì, o tra il 6 e il 6,5, temendo di sentire la battuta dell'amico, l'ho quasi sempre penalizzato. Sì, ho capito. Perché io ho una piccola grande malattia, quella dell'onestà intellettuale. Io posso essere, io se mi faccio leggere, io non ho mai negato la mia fede juventina, se mi faccio leggere... Hai fatto male, secondo me la dovevi negare. Io la negherei. Rinnegare. Però se ti faccio leggere, quando, con Del Neri, la Juve venne a Bari e fece una partita indecorosa, io... usato proprio la frusta. Ma vabbè, ma è giusto così. Nel senso che io posso essere anche... Il tifoso dovrebbe essere così, no? Dovrebbe dire le cose... Posso essere anche amico, però, secondo me, quando io sono sul mio lavoro, non ci sono... Forse per un figlio uno andrebbe in difficoltà, però per fortuna non devo occuparmi ancora di... Di questo tipo di... Anche se mia figlia gioca benino a tennis, chissà che... Ah sì? Perché tu giochi ancora, tu, ad tennis? Giochicchio, dai, giochicchio. Lui è tra l'altro, è veramente... non è una fesseria rispetto a quello di cui scrive. Lui è un ottimo calciatore, ma proprio con dei colpi importanti. Hai giocato tu, poi, o sempre soltanto con gli amici? No, no, a livello agonistico no. Quando ero ragazzino ebbi un paio di proposte per andare a studiare, mi ricordo una volta, al Di Cagna Brescia, a Perugia, ma... Non penso, mi mancava credo un po' anche di cattiveria e un po' di fisicità per poter giocare a livello. Però la tecnica, dicevo, c'era, sì, ma veramente? Sì, la per divertirsi. Ma avresti potuto, secondo te, fare il calciatore? Non lo so. No, sì, l'ho visto. Forse non lo so. Io non l'ho visto. Allora, poi ho avuto... Posso dire la differenza? Cioè, io giocavo bene amatorialmente, lui invece proprio aveva i colpi del calciatore vero. Io poi sono un allievo di Fabrizio Nitti, quindi vabbè, saluto, parliamo di... Tutto bene. Grande. Invecchia bene. No, se volete parlare dei fatti vostri... Ah, Nitti, mica siamo parlati dei fatti nostri. Sono fatti pubblici, però okay. Parecchio non giochiamo a pallone. Quanti, i tuoi figli quanti anni hanno? 14 la grande, 12 la seconda e 10 la terza, che è quella che... 14 anni? Tutte donne. Povera te. E tu avevi un figlio calciatore e hai avuto tre donne? No, devo dire che ho scoperto un mondo bello, quello delle figlie femmine, onestamente, anche delle bambole, quando... principesse... Poi sono tutte sportive. Una diversa quindi, dall'altra, sì, poi, immagino. Sì, sì, sì. La terza è venuta anche Juventina, quindi... Le altre due? No, seguono un po' meno il calcio. Ecco, bravo. Meglio non seguirlo. Meglio non seguirlo male. Sono milanista. Senti, Antonello, invece si può diventare veramente amici, uno che fa il tuo mestiere, può diventare veramente amico con il centravanti della squadra di cui deve parlare tutti i giorni? Cioè, o no? Sì? Perché tu so che sei... No, io ho sempre avuto rapporti, quando capita di poter creare un rapporto, delle volte si rompono, perché quando l'altra persona non capisce che tu fai il tuo lavoro, allora lì i rapporti si rompono. Fammi un esempio, che non è capitato. Ma per esempio anche con Antonio Conte, con cui ho avuto un rapporto molto intenso, ricordo che quando ci fu quella... che lui andò a parlare con la Juve, con Blanc, la prima volta, sì, che poi non... Io scrissi che fu un errore, no? questa situazione un po' di incertezza, e ricordo che lui la prese male, però io poi... E chiuso i rapporti con l'Antonio? No, poi ci siamo chiariti, però ci fu del freddo per un mesetto, però ripeto io... Sì, lui è rigidissimo, è morbido. Cioè, ma ti è capitato questo rapporto con i calciatori, magari di avere delle notizie, di sapere in confidenza delle notizie da qualche calciatore? Lì, e l'hai poi detto? No, io lì sono un pessimo giornalista, nel senso che sono così attento ai rapporti personali. Per esempio, citavo sempre di Antonio Bellavista, che addirittura ci sentivamo sempre. Quella volta che il Bari fu aggredito a Sibari sul pullman, sì, tutti i giornali uscirono con la notizia sparata, tranne io. Quando Antonio rinnovò il contratto col Bari, il quinquennale famoso con regalia, tutti i giornali hanno scritto tranne che io. Perché anche qualche volta che mi capitava di sentire qualcosina... Facevi finta di non sentire, perché era un altro però, mondo. Un giornalista però non fa così. Un giornalista dovrebbe essere un po' più... Beh, ma probabilmente te lo raccontavano anche perché sapevano che tu non l'avresti scritto. Può darsi, perché c'era stima reciproca. Sì, insomma. Poi magari anche per questo rapace, sì, deve essere un po' più cinico in quelle cose. Invece il giornalismo, Antonio, tu sei stato proprio, secondo me, a cavallo tra le ultime generazioni. È stato a cavallo. Tutto il porta a fare del giornalismo è vero, a cavallo tra il giornalismo vero e il giornalismo di oggi, che secondo me è un po' meno vero, insomma, è un po' meno curato, un po' meno costruito, un po' meno meno qualità. Io vedo meno così, qualità, insomma, questo, mi questo spiace dirlo, però insomma, riguardando, ma è colpa dei maestri o degli allievi? Ma è colpa dei tempi, secondo me, un po'.
per esempio, prima c'era la famosa gavetta, no? Sì. Io ora vedo tutto l'affetto, è capitato anche ad amici miei personali, di gente che dall'oggi al domani si trova a seguire il Bari. Mm. Insomma, seguire il Bari non è solamente parlare di calcio, dare un parere su un calciatore. Ci vuole un equilibrio, l'esperienza, il modo di porsi, e non si può improvvisarsi. Io ricordo di aver cominciato lo sport seguendo il basket di Serie C, seguendo il tennis, seguendo un percorso che si fa. E poi lentamente sono arrivato a fare il Bari durante la settimana, le interviste. Prima cosa vai a fare le conferenze stampa del subito, Bari. Subito. Invece è una cosa delicatissima. E quindi è chiaro che la platea di colleghi diventa un po' meno... Che non vuol dire che uno non possa diventare un grande giornalista, però cominciare così, questo è anche figlio. Senti, chi sono stati i tuoi maestri? Che riferimenti hai avuto da ragazzo? Ma io, quando ho cominciato a scrivere per la Gazzetta, il capo dello sport era Elio Preite, che per me è stato un grandissimo collega, a parte la qualità, una penna fantastica, un uomo autoritario. E poi ho proseguito con Carlo Gagliardi, che è una persona alla quale sono molto legato anche dal punto di vista umano e personale, perché mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista. Poi, andando avanti, con Vito Marino, con Nanni Campione, che è il capo dello sport attuale, Francesco Costantini. Sono cresciuto con Fabrizio, ma sono cresciuto anche con i colleghi del Bari, quindi Antonio Guido, Franco Cirici, Fabrizio Detto, Enzo Tamborra. E con loro ci siamo anche fatti Michele Salomone, ci siamo fatti compagnia, ognuno ha cercato di prendere dall'altro, credo, il bagaglio che ognuno di noi ha. Quindi adesso è stata veramente una bella... potrei chiederti, ma in tanti anni che direttori hai avuto alla Gazzetta? Andiamo a ritroso, da Tommaso adesso, Patruno, Franco Russo c'è stato prima. Franco Russo. Sì, poi il dottor Gorgiou, certo. Un'anima, e anche un'altra persona molto carismatica, quindi... Uh-huh. E da tutti ho preso qualcosa, perché ognuno ha avuto uno stile diverso, un impatto diverso, e quindi io credo che la bravura di un giornalista sia quella di... Ma ti è mai capitato di scrivere qualche cosa che abbia scatenato poi l'ira dei tifosi, o contro di te o contro la squadra? Sì. Ricordo quando... E di essertene quindi pentito? No, ricordo una volta di aver... Ogni tanto capita di dare una notizia, uno scoop, il fallimento della trattativa tra Matarrese e Montemurro, e i tifosi se la presero con me. Ma io mi stavo limitando a dire che non si sarebbe chiuso, non che io non volevo. Siamo già oltre il tempo massimo. Una tua idea, un'opinione, un auspicio sul Bari della prossima stagione? Credo che sia un'annata delicata, perché insomma, stare in Serie B non si guadagna col calcio, si rischia di rimetterci, quindi questo credo che sia un bivio fondamentale. La speranza è che il Bari non si faccia prendere dalla fretta di fare tutto e subito. Bisogna costruire con calma le fondamenta di una squadra, e che ci sia una squadra completa. Sì, il famoso progetto, che spesso rimane senza, non si va lontano, materia verbale, però si va lontano, senza. Vedremo. Ciao Antonello, cosa succederà. Grazie a voi. Grazie Antonello, sempre uno degli ospiti più graditi delle trasmissioni mie, delle non calcistiche, sinceramente, nel senso, ero di calcio, ma non ero al di là degli ospiti. È proprio un piacere parlare con lui. Io parlavo tu di non calcio. Sei un giornalista. Non sono un giornalista. L'altro giorno mi hanno detto stai facendo la trasmissione con quell'altro giornalista, quell'altro giornalista, pure io lo... Scusaci, non è colpa nostra, lo diciamo. Non ce ne facciamo mai. Di giornalisti ce n'è uno, è lui. Tutti gli altri sono nessuno. Questo programma è stato offerto da Sicme Energy e Gas, gruppo Roma Gas & Power.